thank you Quarta domenica di Pasqua. È denominata questa domenica la domenica del buon pastore. Normalmente la liturgia, fin dall'antica tradizione, ci presenta un'immagine di Gesù, che è ritratta nel Vangelo secondo, secondo Giovanni al capitolo 10. La grande similitudine di Gesù come il buon pastore che conduce le sue pecore. È la pagina che ascolteremo nel Vangelo di questa domenica. Dobbiamo però tener conto che questa pagina e specialmente l'immagine del pastore è una caratteristica quasi costante del racconto biblico. Il buon pastore si presenta in questa veste Dio stesso nell'Antico Testamento. Il Dio che conduce l'umanità e il Dio che conduce il suo popolo attraverso le immagini pastorali che troviamo nel racconto biblico. Per esempio l'immagine di Abele stesso che era un pastore che dà la vita, muore, vittima del fratello Caino. E poi i simboli pastorali del nomadismo dei patriarchi, pastore era Abramo, pastore era Giacobbe, pastore erano i figli di Giacobbe. E ancora la figura di Mosè che vivendo come pastore incontra Dio e sarà poi lui a guidare il popolo come lo strumento della, della salvezza e della liberazione. Nell'Antico Testamento si parla dei pastori di Israele e qui abbiamo delle immagini molto importanti, soprattutto i profeti in particolare che rileggono la storia di Israele in chiave pastorale. Abbiamo un testo in particolare, quello di Ezechiele al capitolo 34, in cui il profeta denuncia i cattivi pastori che pascono soltanto se stessi e annuncia in quel contesto che Dio stesso diventerà il pastore del suo popolo. Qui l'applicazione al contesto contemporaneo è assolutamente importante. Chi sono i pastori che pascono soltanto se stessi? Sono uomini e sono donne segnate dalla corruzione, dal disinteresse per la gente, che non sanno guidare le comunità, che vivono il loro servizio strumentalizzandolo, utilizzandolo a proprio favore. Dobbiamo essere contro questa mentalità che si oppone alla vericità del pastore. Il pastore, come ci dice Ezechiele nell'Antico Testamento, al capitolo 14, è il pastore è colui che dà la vita, è colui che serve la vita, che si prende cura della pecora debole, della pecora ferita, che porta sul grembo gli agnellini, che si, fa si prende cura di chi si è perso. Allora, rileggendo questa immagine del pastore, noi cogliamo la ricchezza. Straordinaria di questo retroterra biblico che, ha, che porta con sé il tema del pastore. Perciò Gesù già nella sua predicazione presenta le parabole legate al tema del pastore. Per esempio, pensiamo alla parabola del buon pastore che lascia il suo gregge rischiandolo, di lasciarlo, lo lascia in un posto per andare a cercare una pecorella che si era smarrita. Il pastore dunque è colui che si prende cura delle sue pecore, che non abbandona le sue pecore, non abbandona il suo gregge. E allora ecco perché Gesù al capitolo 10 del Vangelo di Giovanni si presenta come il modello del pastore che realizza eh, quel, quell'annuncio profetico dell'Antico Testamento. Egli apre così il discorso altamente simbolico. In verità, in verità io vi dico... Chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre la porta e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori. È molto bella questa immagine pastorale che ricorda anche la nostra infanzia, specialmente negli ambienti pastorizi dei nostri contesti agricoli. Il pastore ha un rapporto stretto, autentico, ha un rapporto di fiducia con le sue pecore. Egli è in grado di entrare attraverso la porta, di farsi riconoscere e di ricevere la stima, l'apprezzamento, la sequela delle sue pecore. Invece un estraneo, un ladro o addirittura un mercenario è uno che non è... Conosciuto dalle pecore, non è stimato dalle pecore, perciò le pecore non lo seguiranno. Ma Gesù aggiunge al versetto eh, 7 seguenti un'ulteriore metafora. Non è soltanto il pastore che entra attraverso la porta. Gesù addirittura dice di essere lui la porta attraverso la quale passano le pecore. Dunque non è soltanto una persona che fa un servizio alle pecore, ma è la condizione di passaggio del greggio stesso. Tutti coloro che sono venuti prima di Cristo sono ladri e briganti e le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. È una pagina straordinaria che ci ricorda come il pastore è colui che deve dare la vita per il suo gregge. Egli è la porta attraverso il quale passano le pecore. E qui cogliamo tutto il mistero della resurrezione di Cristo, ma anche, se mi permettete, la responsabilità dei pastori oggi, all'interno della comunità, di chi ha ricevuto un servizio. I pastori sono anzitutto il Papa e i Vescovi, sono i sacerdoti, sono i diaconi, sono coloro che vivono nella forma di Cristo, capo, sposo e pastore, il servizio nell'ambito della comunità. Quante volte il Santo Padre Francesco ci ha ricordato che questo servizio non deve essere arrogante, ma deve essere umile. La capacità di servire la comunità... Addirittura in un passaggio particolarmente colorito, di portare l'odore stesso delle pecore, che si appoggiano a te, che sanno di contare su di te, che non possono essere tradite dalla tua meschinità, dalla tua arroganza, dal tuo egoismo. Abbiamo bisogno dunque di pastori secondo il cuore di Dio, come annuncia profeticamente il profeta Geremia. Vi darò pastori secondo il mio cuore che pasceranno giustamente le mie pecore altrimenti queste pecore a, a, oppresse dai cattivi pastori vagheranno sui monti pecore abbandonate a se stesse. E vi devo assicurare per i tanti anni di esperienza che io ho vissuto nella formazione dei giovani nel seminario regionale quanto sia dedicata la formazione di un giovane alla vita pastorale. Non basta insegnargli come si celebrano i riti e non basta insegnargli come si amministra una parrocchia. Bisogna formare un cuore di pastore. E questo è il punto. Si possono imparare tante pratiche, ma non si può imparare facilmente un cuore. Un cuore bisogna plasmarlo. E qui allora questa giornata è tipicamente dedicata alla preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose. Siamo nell'anno della vita religiosa e il Santo Padre ha voluto dare questo anno 2015 proprio all'attenzione della Chiesa perché si pregasse per tutti i consacrati e le consacrate. Oggi in particolare vi chiedo di riflettere, rileggendo la pagina di Giovanni, sulla responsabilità pastorale che noi portiamo nel nostro cuore. Che significa oggi vivere questa responsabilità? Che significa oggi essere pastori secondo il cuore di Dio? Giovani che si alzano un giorno per chiedere di fare un cammino di preparazione per diventare sacerdoti, papà di famiglia che fanno un cammino per diventare diaconi anche permanenti, persone, ragazze che scelgono di vivere l'esperienza del servizio nella consacrazione sposando un carisma e mettendosi a servizio della Chiesa così. Quanti giovani in questi anni, quante ragazze ho incontrato, quante persone ho cercato di dirigere spiritualmente per aiutarli ad avvicinarsi al cuore di Cristo. L'esperienza della pastorale vocazionale, posso confermarlo ancora oggi, è avvincente. Imparare a leggere la vita e aiutare gli altri a leggere la propria vita come vocazione. E noi sappiamo che la vocazione non è una professione, è una chiamata intima. Si possono fare le cose per professioni. E la professionalità, quando è qualificata, paga. Ma altra cosa è farla per vocazione. La vocazione non è una scelta che noi facciamo tra le altre, è una risposta che noi diamo a Dio. E non è soltanto una risposta sacerdotale nella vita consacrata, è una risposta antropologica. Un papà è chiamato ad essere padre, una mamma è chiamata al matrimonio, è una vocazione matrimoniale che dobbiamo saper vivere. Oggi il buon pastore ci ricorda che l'unico pastore è Cristo, il pastore grande delle pecore, che sa portare il suo gregge verso i pascoli della vita e non nel dirupo della morte. Domandiamoci oggi quali sono i pastori che seguiamo. Seguiamo i buoni pastori di questo tempo o i falsi pastori, i mercenari che sfruttano il gregge, tante corruzioni, tante incapacità di governare, tanti errori producono la cattiveria, il dramma di una situazione che non ci permette di vedere chiaro in futuro. Spesso perdiamo la fiducia nei pastori. Oggi siamo chiamati a rivivere il cammino del, del buon pastore, il quale Gesù dirà attraverso questa metafora, io sono il buon pastore. Il buon pastore chi è? È colui che dà la vita per le pecore, mentre il mercenario quando vede venire il lupo, abbandona le pecore, fugge e il lupo le rapisce e le disperde perché? È perché è un mercenario, non gli importa delle pecore, gli importa soltanto della paga che riceve. Noi non dobbiamo essere attratti dal guadagno, dobbiamo essere attratti dalle persone. Il buon pastore è colui che sa costruire rapporti profondi con le persone. Tu papà di famiglia, tu mamma di famiglia, tu nonno, nonna che mi stai ascoltando. Come costruisci il tuo rapporto con le persone di casa? Tu, operaio, professionista, lavoratore, come costruisci il rapporto con le persone che sono accanto a te? Sei un uomo di fiducia, sei una donna degna di credibilità. Essere pastori oggi significa vivere questo cammino di credibilità e per fare questo il culmine di ogni credibilità è dare la vita. Soltanto se uno sa dare la vita per il suo gregge, diventa una persona capace di essere creduta e le pecore lo seguono perché è credibile. Oggi nella giornata del buon pastore seguiamo Cristo risorto. In lui c'è tutta la nostra fiducia, tutta la nostra credibilità, tutta la nostra speranza e preghiamo perché non manchino mai nella chiesa pastori degni di essere immagine di Cristo sposo, capo e pastore. Buon cammino Pasquale!